Infermiere portava droga ad un detenuto del carcere che aveva assunto il controllo dell'istituto. Quattro arresti. Polizia Municipale di Massa in commissione convocati i sindacati sul giallo del documento. Bilancio di AquaFarma buono il 2018, aumentati i ricavi di 800.000 euro e l'utile di oltre l'800%. Foce del Frigido firmato un accordo tra Consorzio di Bonifica e Associazione dei Marinai per rimuovere la sabbia. Sciopero del Marmo lunedì 1 aprile, adesione degli industriali a Puani, i cavatori difendono il lavoro. Quattordicesima edizione di Ovo Quadro, inaugurazione domenica 31 a Villa Cuturi, l'asta delle uova sarà domenica 14. Buonasera a tutti, benvenuti ad una nuova edizione del telegiornale di Antenna 3. Lo avete sentito dai titoli, un infermiere portava droga all'interno della casa di reclusione di massa dove un detenuto massese, già noto per diverse vicende, stava assumendo il predominio dell'istituto tramite lo spaccio, minacce, estorsioni, era aiutato all'esterno dai familiari. È Benedetta Bianchi che ci racconta nei dettagli la vicenda in questo primo servizio. Traffico di droga e estorsione sono i reati contestati a un detenuto della casa di reclusione di massa che stava assumendo il predominio all'interno dell'istituto. Inside Prison è l'operazione dei carabinieri in collaborazione con la polizia penitenziaria che si è conclusa questa mattina con quattro misure cautelari nei confronti di altrettanti massesi, di cui due in carcere, una agli arresti domiciliari e una di divieto di accedere al carcere e obbligo giornaliero di presentazione alla polizia giudiziaria, oltre a quattro denunce. Nei confronti di chi reperiva lo stupefacente da introdurre in carcere. A portarlo all'interno della casa di reclusione era un infermiere a contratto che, data la sua attività, godeva della fiducia dei collaboratori e aveva accesso a aree limitate. Eh, operazione che è stata connotata da un particolare grado di difficoltà perché, ovviamente, le attività illecite. Eh, di spaccio di stupefacenti e di intimidazioni venivano svolte ehm, all'interno principalmente della struttura carceraria e quindi eh, la circostanza ovviamente non è di poco conto, ha comportato ehm, lo sviluppo di un'attività in investigativa particolarmente eh, delicata e difficoltosa che tuttavia i militari dell'arma con la... Il concorso dei colleghi della Polizia Penitenziaria hanno condotto nel, nel migliore dei modi. Le indagini coordinate dal sostituto procuratore Alessandra Conforti sono iniziate lo scorso ottobre a seguito di alcuni atti di violenza da parte di un detenuto che voleva opporsi sugli altri. Una persona già nota in città per aver commesso diversi reati, tra cui un tentato omicidio nel 2017 e in due occasioni ha minacciato anche una donna della polizia penitenziaria. Aveva messo in piedi un vero e proprio commercio grazie all'aiuto dei familiari all'esterno. Se la polizia quindi teneva d'occhio i soggetti dentro il carcere, i carabinieri del nucleo operativo hanno ricostruito i movimenti e la rete di contatti fuori da quelle mura. Non solo cocaina, i coinvolti spacciavano anche farmaci per i quali sarebbe servita una prescrizione medica. Le attività illecite avvenivano attraverso il reperimento della sostanza stupefacente all'esterno da parte di familiari e l'introduzione in carcere attraverso una figura che operava all'interno del carcere, una figura professionale e talvolta attraverso gli stessi parenti. C'è stato anche un episodio di estorsione. Si è registrato anche un episodio di estorsione avvenuto sia in danno di un altro detenuto che non aveva onorato un debito per l'acquisto di sostanza stupefacente, sia in danno dei familiari di questo detenuto. Piccole quantità, circa 5-10 grammi, ma introdotte costantemente dall'infermiere, e il valore della droga, considerata la pericolosità del commercio, era 3-4 volte più alto rispetto all'esterno. Facile avere a disposizione i soldi perché l'80% dei detenuti lavora nello stabilimento industriale e riceve un vero e proprio stipendio. Sono stati sequestrati foglietti in cui, con messaggi subliminali, venivano date le indicazioni, farmaci, droga sequestrata a un detenuto in permesso premio che l'avea nascosta negli slit. La casa di reclusione di massa mantiene e dovrà mantenere per il futuro l'alta valenza trattamentale che ha e le attività che si trovano all'interno sono tese alla risocializzazione e riabilitazione dei condannati per il futuro reinserimento sociale. Pertanto l'attività di introduzione illecita, lo spazio interno e il consumo di sostanze stupefacenti non può essere tollerato. Questa mattina sono stati impegnati 30 carabinieri, il personale della Polizia Penitenziaria di Massa e un'unità cinofila antidroga dei Carabinieri di Firenze. L'ex sindaco di Carrara, Angelo Zubani, Claudia Landanna, Laudanna e Stefano Pennacchi sono stati assolti per l'operazione finanziaria dei derivati. Il giudice per l'indagine preliminare del Tribunale di Massa, Giovanni Maddaleni, ha emesso una sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste per le accuse di peculato mosse dalla Procura alla vigilia delle elezioni comunali del 2017 in riferimento alla vicenda derivati del Comune di Carrara, un'operazione Realizzata nel 2006 quando Angelo Zubbani sedeva in giunta con Claudia Laudanna, mentre Stefano Pennacchi era responsabile dei servizi finanziari del Comune di Carrara. L'amarezza che l'accusa mi ha provocato non può essere in alcun modo risarcita, commenta l'ex sindaco. Solo la fiducia sempre riposta nell'operato della magistratura mi è stata di conforto in questi anni. Quello che ritengo doveroso sottolineare, continua Zubani, è che per la quarta volta il Tribunale ha dichiarato non fondate le accuse che sono state mosse nel corso del mio mandato riconoscendo di fatto il buon operare mio e della mia amministrazione. Di questo, soprattutto come cittadino e come amministratore, conclude ritengo di poter andare fiero. Per la cronaca, nel pomeriggio un camion si è ribaltato alla rotonda tra l'Aurelia e la strada dei Marmi a Carrara. L'incidente avvenuto intorno alle 15.30 non ha causato gravi conseguenze. Il conducente del mezzo è uscito autonomamente dall'abitacolo e senza ferite gravi. L'uomo ha riportato alcuni traumi ed è stato trasportato all'ospedale di massa per le cure. Sul posto sono intervenute un'automedica di Carrara e la pubblica assistenza di Avenza. E 12 unità dei comandi dei vigili del fuoco di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno hanno concluso il corso di specializzazione per l'utilizzo delle autogru. Dopo una settimana di prove pratiche e teoriche sotto la guida di tre istruttori professionali, i vigili del fuoco hanno superato gli esami ottenendo l'abilitazione. Torniamo ad occuparci... Del giallo del documento firmato dai vigili urbani di massa a sostegno dell'ex vice sindaco. Ha cercato di capire la vicenda la commissione al personale che ha coinvolto le RSU sindacali. Hanno, aderito, hanno disertato CGL Cislewil chiedendo la partecipazione delle segreterie, ma gli altri sindacati ipotizzano anche una denuncia. Sentiamo. Potrebbe essere formalizzata una denuncia da parte di uno o più sindacati sulla vicenda del documento diffuso dai vigili urbani, quello a sostegno dell'ex vice sindaco Guido Mottini con delega alla Polizia Municipale, firmato da 44 agenti su 52 e smentito da alcune sigle sindacali. Con un successivo comunicato, letto anche dal sindaco Francesco Persiani in consiglio comunale, prassi inusuale l'hanno definita le funzioni pubbliche di CGL cisle Will. L'amministrazione comunale, da una parte, e i sindacati, dall'altra, stanno provando a risolvere il giallo e la commissione bilancio e personale ha convocato i rappresentanti sindacali per avere un quadro più completo della vicenda alla seduta però hanno partecipato solamente Anna Maria Mosti, RSU del Comune di Masse, segretaria provinciale CSA e Fabio Rossi, agente di Polizia Municipale e segretario di DICAP assente per impegni l'UGL hanno invece lasciato ai consiglieri solamente un comunicato, CGL CISL e UIL, funzione Pubbliche, considerato, hanno detto che spetta unicamente alle segreterie e provinciali partecipare alla discussione, non all'RSU. Sperava in un confronto, ha commentato Filippo Frugoli, Lega. È un fatto grave che i vigili urbani siano stati tirati per la giacchetta e spero si arrivi in fondo. Dello stesso avviso Nicola Martinucci e Bruno Tenerani di Fratelli d'Italia. Rossi e Mosti, in rappresentanza dei rispettivi sindacati, hanno spiegato di essersi attivati subito con varie telefonate iscritti e simpatizzanti, ha riferito la Mosti. Poi il motivo che li ha spinti a produrre un comunicato di smentita. Ci siamo visti, ha detto Rossi, al tavolo tecnico per il contratto decentrato e abbiamo deciso di prendere posizione visto che nessuno ha confermato di aver firmato. Tutte le sigle sindacali sono state convocate dal sindaco a cui ho chiesto di fare le dovute verifiche per la dignità dei lavoratori che sono stati strumentalizzati e perché ho una rappresentanza da tutelare, ha specificato la Mosti. Gabriele Carioli ha ricordato come gli agenti dipendenti pubblici abbiano infatti sottoscritto un disciplinare. Non sappiamo ancora con quali strumenti giuridici possiamo intervenire, ma se l'amministrazione non riuscirà a capire se esista o meno quel documento, dovremmo fare un'azione noi sindacati, ha aggiunto Anna Maria Mosti. I dipendenti si sono sentiti strumentalizzati e il sindacato ha il dovere di tutelarli. Non deve passare l'opinione che i vigili urbani siano attenti a dinamiche politiche. Se c'è da fare un esposto sono pronta ad andare in procura. Tempo di bilanci per Apua Pharma. I conti della gestione 2018 evidenziano l'equilibrio economico in tutti i settori dell'azienda. Risultato storico, commenta il presidente Luca Cimino. Vediamo insieme ad Alberto Bruschi tutti i numeri. Ricavi è utile in aumento, costi e debiti in discesa e conseguimento dell'equilibrio economico in tutti i settori. Apua Pharma si mostra sempre di più una società efficiente e sempre più solida. A dimostrarlo sono i conti della gestione 2018. Il Consiglio di amministrazione composto dal Presidente Luca Cimino, da Gemma Ceccarelli e Riccardo Pollina ha reso noti insieme al Vice Sindaco con delega alle società partecipate Matteo Martinelli i risultati conseguiti nel 2018. Rispetto al 2017 tutti gli indicatori economici e finanziari sono andati oltre le più rose aspettative, ha spiegato Cimino, merito della nostra gestione oculata che ha proseguito nella direzione intrapresa fin da subito. Meno consulenze, costi superflui, sprechi azzerati, migliore gestione delle uscite. Il tutto finalizzato ad aumentare gli investimenti in strutture personale per rendere migliori i servizi ai nostri concittadini e migliorare le condizioni di lavoro, afferma il Presidente che definisce un risultato storico per l'azienda il raggiungimento dell'equilibrio economico in tutti i settori, come farmacie, mense scolastiche, trasporto scolastico, servizi sociali, servizi cimiteriali e centri estivi. I ricavi sono stati aumentati di 818.432 euro, con un più del 6,83% rispetto al 2017. Un risultato raggiunto grazie alla crescita di ricavi delle farmacie, con 419.059 euro, il più 5%, dei centri estivi, nei quali sono stati accolti 480 bambini, e dei servizi sociali. L'utile è aumentato dell'839,31%, passando da 34.338 euro del 2017 a 325.358 del 2018. Questi dati sono ancora più significativi se si considerano i 281.009 eh, euro destinati al fondo accantonamenti finalizzato anche ad aumentare gli investimenti in parte già avviati in questo inizio del 2019. Questi dati sono ancora più significativi se si considerano i 281.009 euro destinati al fondo accantonamenti finalizzato anche ad aumentare gli investimenti in parte già avviati in questo inizio del 2019. Questo bilancio ci ha reso particolarmente soddisfatti, ha aggiunto il vice sindaco Matteo Martinelli. I numeri positivi traducono il lavoro del nuovo consiglio di amministrazione e di tutti i dipendenti che ogni giorno dimostrano una forte professionalità a disposizione dell'azienda. Un'azione fondamentale è stata il miglioramento dell'organizzazione del lavoro: i costi del personale sono stati ridotti di 55.210 euro, nonostante l'incremento di personale destinato anche ai nuovi servizi. I numeri dimostrano che il nostro lavoro è stato svolto al meglio nell'interesse dell'azienda e dei cittadini. L'attitudine di questa azienda non è limitata al solo raggiungimento dei risultati immediati, ma anche ad una decisa propensione al futuro che si concretizza in importanti investimenti, ha infine concluso il Presidente Cimino. Cresce la sicurezza sul fiume Frigido dopo l'accordo firmato tra il Consorzio di Bonifica e l'Anmi di Massa. L'Associazione dei Marinai rimuoverà la barra di sabbia che si forma alla foce, garantendo il libero difflusso dell'acqua al mare. Grazie alla collaborazione tra il consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord e l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia Gruppo di Massa, cresce la sicurezza sul fiume Frigido. Il presidente del consorzio Ismaele Ridolfi e quello di anni Giovanni Piero Berti Pagani hanno infatti siglato un'apposita convenzione che prevede un impegno diretto dell'Associazione nella rimozione del materiale litoide, in pratica una barra di sabbia che spesso si deposita all'altezza della foce del frigido, al fine di assicurare il libero deflusso dell'acqua a mare. In particolare, i marinai eseguiranno gli interventi straordinari di rimozione del materiale dopo averne concordato con la necessità ed essere stati autorizzati dal consorzio all'esecuzione del lavoro e dopo aver ottenuto il nulla osta da parte del circolo della vela per il transito dei mezzi necessari alle operazioni. In tal modo ripristineranno ogni volta la sezione originaria e l'ufficiosità idraulica del tratto focivo, assicurando appunto il libero deflusso delle acque in mare. La collaborazione con il territorio ci permette di fare un importante passo avanti per la sicurezza idraulica del comprensorio, sottolinea Ismaele Ridolfi. Ringraziamo l'Associazione dei Marinai per l'impegno assicurato. Lavorando gomito a gomito, infatti, riusciamo a risolvere un problema che da anni interessa al fiume Frigido, garantendo d'ora in avanti interventi tempestivi. Ogni volta che si formerà la foce è una barra che possa pregiudicare il nomare del flusso delle acque. Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord è un bene comune, uno strumento attivo in cui le associazioni, le scuole, i cittadini, gli agricoltori possono partecipare in maniera continuativa ed importante ad una gestione efficace dell'ente per la sicurezza idraulica ed ambientale del territorio. Quella segata con l'ANMI è l'83 convenzione stretta in 5 anni con altre tante associazioni del comprensorio che oggi collaborano con noi attraverso 500 volontari attivi al nostro fianco, ha concluso Ridolfi. L'azienda carrarese Benetti Macchine si schiera dalla parte dei cavatori apoversigliesi in vista dello sciopero di lunedì prossimo, proclamato da CGL e Will. Giusto scioperare per difendere il proprio futuro, sostiene Giorgio Bianchini, socio dell'azienda e vicepresidente degli industriali di Massa Carrara. Ancora Alberto Bruschi. La protesta dei cavatori è sacrosanta perché difendono non solo il proprio posto di lavoro ma anche quello di tanti altri lavoratori dell'indotto o di tante aziende legate all'escavazione e lavorazione del marmo. Così Giorgio Bianchini, socio della Benetti Macchine SPA e vicepresidente dell'industriale di Massa Carrara, si è espresso sullo sciopero di lunedì prossimo nel mondo del marmo di Carrara della Versiglia. L'attività delle cave del comprensorio apoversiliese infatti deve essere vista nella sua dimensione più ampia. Si tratta di un'attività che genera un indotto locale e ricadute occupazionali importantissime per il territorio. Il lavoro delle cave di Carrara e del resto del distretto hanno generato negli anni un tessuto di aziende che sviluppano tecnologie uniche al mondo per l'escavazione e la lavorazione di marmo, pietre e graniti. Gli sviluppi tecnologici delle macchine vengono sempre testati a Carrara prima di essere esportati sui mercati mondiali, perché la competenza e l'esperienza dei cavatori carraresi è unica al mondo. Non dobbiamo mai dimenticare infatti come la filiera del marmo, pur partendo dal monte, sia lunga e variegata: aggiunge i bianchini. È un ciclo virtuoso in cui le aziende lapide utilizzano le aziende meccaniche e queste a loro volta altre aziende di fornitura di beni e servizi e così via. Chiudere le cave significherebbe spezzare tutta la catena con ovvie ricadute produttive e quindi occupazionali. Le varie aziende di categoria utilizzano tanti fornitori locali e quindi fungono da ulteriore volano per l'occupazione e il benessere del territorio. In particolare, Benetti Macchine utilizza il 50% dei fornitori localizzati in Toscana e addirittura il 33% nelle province di Massacara, La Lucca e La Spezia. Da questi dati si nota dunque come l'attività estrattiva porti beneficio ad un numero di persone elevatissimo e non soltanto a pochi eletti. La provincia di Massa Carrara proroga l'interruzione della viabilità sulla strada 52 di Fontia, nuovo stop quindi il 1 e il 2 di aprile con orari dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 18. Il provvedimento è necessario per eseguire interventi di ripristino dei versanti con una macchina operatrice che occupa gran parte della strada. Sono esclusi dall'ordinanza gli scuola bus e i mezzi del CTT Nord per la linea 83, partenza da Ortonovo delle 14.30. E partenza dal capolinea Carrara alle 17.30. Adesso c'è un po' di pubblicità, poi torniamo in studio perché abbiamo altre notizie. voglia di primavera? Voglia di MB Garden, dal seme all'ulivo secolare, passando per tutte le fioriture primaverili, i terricci, i concimi, le sementi, le piantine per l'orto, con in più tutti i consigli per avere un giardino più bello di quello del vicino. MB Garden, Via Aurelia Ovest 295 a Massa, con sempre nuovi arrivi. Seguici su Facebook. Le azalee dal 7 al 14 aprile sono in offerta. Vaso 18 a 6,50 e tre vasi 14 a 10 euro. Brico Center, il tuo vicino di fare. È primavera, noi siamo pronti e voi? Avete bisogno di un condizionatore? O forse di un mobile bagno? O magari di un box doccia? Non solo trovi tutto quello che ti serve, non solo te lo portiamo a casa, ma te lo montiamo anche. Vieni in negozio e chiedi a noi. Brico Center Massa, Via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo. Mi avrete notato? Sono la Terrazza Luminosa e dall'ottavo piano guardo Piazza Garibaldi a massa. Beh, e il mio è un modo tecnologico e originale per comunicare con voi. Un cuore palpitante per momenti romantici, giochi di luce, scritte scorrevoli che cambiano forma per indicare appuntamenti in città, parole luminose che arrivano veloci ai vostri occhi. Sarà un evento? Sarà una festa? Sarà una proiezione o una performance d'arte? Oppure un live acustico o un videoconcerto? All'imbrunire faccio concorrenza alle stelle e accompagno le vostre passeggiate certa di avere i vostri occhi puntati su di me. Sono la terrazza luminosa di Piazza Garibaldi a Massa e questo è il mio modo per salutare la città. pronto per la quattordicesima edizione di Ovo Quadro, la manifestazione benefica di Telefono Azzurro che unisce arte e cioccolato. Inaugura domenica a Villa Cuturi l'asta delle uova che si terrà il 14 aprile. Se ne è occupata Benedetta Bianchi. Artisti e maestri pasticceri di tutta Italia per il quattordicesimo anno si uniscono nel fiabesco Laboratorio di Ovo Quadro, iniziativa benefica pasquale pronta a inaugurare domenica 31 marzo a Villa Cuturi, enciclopedia della favola fiabe di tutto il mondo per 365 giorni. È il tema scelto per quest'anno da Telefono Azzurro che promuove l'evento in collaborazione con Gum Design di Viareggio e con il patrocinio della Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara, Comune di Massa, Accademia Maestri Pasticceri Italiani e il CCE. Di Marina di Massa. Saranno coinvolti 32 artisti e 14 maestri pasticceri, a cui, come sempre, è richiesta un'opera originale, realizzata con qualsiasi tecnica dedicata all'interpretazione dell'uovo pasquale. Tra gli artisti, il ligure Remo Bighetti, affascinato da sempre da materiali come il corallo, l'osso, l'ebano, l'argento e l'oro, il vetro, e il marmo bianco di Carrara, venuto a conoscenza della mostra ha donato una scultura molto particolare. Assieme agli organizzatori ha presentato la quattordicesima edizione la Neoassessora alla Cultura Veronica Ravagli. L'amministrazione comunale è onorata di poter dare il suo contributo e mi auguro che la cittadinanza recepisca, come in passato, l'importanza di mantenere vivo il legame con la beneficenza dei. Domenica 14 aprile, infatti, alle 17 verrà battuta l'asta dei quadri curata dall'architetto Corrado Lattanzi, titolare di Antichità Lattanzi a Carrara. Qui seguirà l'estrazione della lotteria delle uova di cioccolato. Tutto ricavato sarà devoluto a SOS Telefono Azzurro Ollus. Ampio spazio ai bambini. Saranno esposti gli elaborati realizzati dalle scuole dell'infanzia di Turano, Gentili di Fossole, Saffi di Carrara e della ludoteca del carcere di Massa. Ci sarà poi una serie di eventi collaterali. La mostra è accompagnata dal catalogo edito da Pezzini Editore di Viareggio. Siamo orgogliosi di ospitare sul territorio questa iniziativa benefica, aggiunto Saratognini, Presidente della Commissione Cultura e le opere ispirate alle favole. La manifestazione rimarrà aperta tutti i giorni con ingresso libero dalle 15.30 alle 19.00. E come avete sentito, un ricco calendario di eventi collaterali accompagnerà questa edizione di Ovo quadro. Lunedì 1 aprile dalle 16:30 alle 17:30 Gioca con i nonni, un laboratorio realizzato con i nonni ospiti della RSA Felicia di La Spezia. Mercoledì 3 aprile dalle 16:30 alle 18:30 un viaggio immaginario intorno al mondo con le nostre favole, laboratorio realizzato dai volontari di Telefono Azzurro. Giovedì 4 aprile alle 15.30 si terrà un convegno organizzato dal cura di Lapet Massa Carrara, sabato 6 aprile alle 16 in programma invece un evento organizzato dal Caffè artistico letterario Apuano con la partecipazione di poeti toscani. Lunedì 8 aprile alle 16:30 la fabbrica del cioccolato Piccoli pasticceri all'opera, laboratorio dell'Istituto alberghiero. Infine giovedì 11 aprile alle 16:30 la banda Disney e i personaggi delle fiabe arrivano a Ovoquadro. In occasione della giornata del, sull'autismo, il castello Aghinolfi di Montignoso si illumina di blu a partire da questa sera fino a martedì prossimo. Un'azione simbolica per dimostrare che le istituzioni devono essere vicine a questa problematica, spiega l'assessore Eleonora Petracci. I disturbi legati all'autismo infatti comprendono difficoltà che non colpiscono direttamente e soltanto il bambino, ma si ripercuotono sulla sfera quotidiana e familiare. Martedì 2 aprile inoltre una delegazione del comune di Montignoso rappresentata dall'assessore Giorgia Podestà parteciperà accanto al coordinamento regionale delle associazioni toscane dei familiari e delle persone con autismo alla manifestazione unitaria regionale che si terrà a Firenze. Ed adesso insieme guardiamo a chi avete fatto gli auguri. Appuntamento per domani alle 11 al Castello di Terrarossa perché verrà inaugurato e presentato il percorso ciclo turistico della Via Francigena Toscana. Un progetto realizzato in collaborazione tra Regione Toscana, via Francigena Toscana e tutti i comuni dell'aggregazione nord della via Francigena Toscana. L'itinerario percorrerà la sponda del fiume Magra partendo da Pontremoli, attraverserà Mulazzo e a seguire Tresana. Il programma prevede la partenza in bicicletta nei diversi comuni così da effettuare un tratto del percorso. Si potrà partire alle 8 da Piazza Aranci a Massa per raggiungere Aulla in bici oppure in treno. Alle 8.30 dall'ex convento Capuccini di Pontremoli per percorrere la via francigena Ciclabile. Alle 9 dal comune di Mulazzo oppure alle 10 dal comune di Tresana con ritrovo a Parco Fiere Barbarasco. Alle 11 ci sarà il taglio del nastro della Greenway di Terra Rossa. Siamo giunti al termine della nostra edizione e vi lascio come ogni fine settimana a Meteo Weekend insieme a Paolo Lunini. Grazie per averci seguito, noi ci vediamo domani sera. Buonasera a tutti. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Buonasera e ben ritrovati a Meteo Weekend. Ci avviamo ormai alla conclusione di marzo, un mese che ha visto ben pochi episodi di pioggia o di instabilità Quasi tutti i millimetri di precipitazione caduti in questo mese sono stati concentrati durante l'episodio del giorno 13. Per il resto, numerosissime giornate di alta pressione con cielo pressoché sgombro da nubi e temperature che, soprattutto nei valori diurni, sono rimaste quasi costantemente al di sopra delle medie. E dando uno sguardo alla situazione attuale a livello europeo, Notiamo una assenza di cambiamenti rispetto allo scenario che abbiamo appena descritto. Infatti questa robusta area di alta pressione continua a proteggere tutto il continente, inclusa la nostra penisola, dalle perturbazioni atlantiche. Vediamo qua in fase ormai di colmamento l'area di bassa pressione, adesso centrata sul mare dell'Egeo, quindi a largo della Grecia, che nelle scorse giornate ha richiamato dei venti di tramontana a tratti anche di forte intensità, specie lunedì e martedì con raffiche localmente anche oltre 100 km orari che hanno portato un temporaneo abbassamento delle temperature, era infatti aria in discesa dall'Europa nord-orientale, ma adesso questi venti si sono attenuati e quindi siamo nuovamente sotto una situazione di alta pressione con tempo stabile e soleggiato. Passiamo adesso al dettaglio della previsione per il fine settimana sulla nostra provincia. Partiamo da sabato, un'altra giornata, lo vedete anche dalla nostra grafica, con un cielo sgombro da nubi su tutto il territorio, sia al mattino che al pomeriggio. Avremo ancora una ottima visibilità grazie ai bassi tassi di umidità a tutte le quote. Le temperature saranno in ulteriore aumento nei valori diurni pienamente primaverili con massime anche oltre i 20 ⁇ C in pianura. Farà piuttosto freddo invece nelle primissime ore del mattino attorno all'alba e avremo quindi una marcata escursione termica giornaliera. I venti deboli o moderati a prevalente regime di brezza lungo la costa, ancora dai quadranti settentrionali nelle zone interne con dei locali rinforzi. Il mare poco mosso o quasi calmo. Vediamo adesso la previsione per domenica, ancora poche variazioni al mattino, un cielo sereno ovunque, nel pomeriggio possibile passaggio di qualche sottile velatura da ovest verso est, ma lo vedete in un contesto ancora pienamente soleggiato. Le temperature senza grosse variazioni, valori molto miti nelle ore diurne e ancora una forte escursione termica fra le prime ore del mattino e le ore centrali. Avremo un clima più mite anche in montagna con lo zero termico a circa 2200-2400 metri di quota. I venti deboli o localmente moderati a regime di brezza con componente nord-occidentale e mare quasi calmo. Dando prima di concludere uno sguardo alla tendenza per i giorni successivi, notiamo lunedì ancora prevalenti condizioni di alta pressione, al più il passaggio di sottili velature, ma in un contesto ancora stabile e soleggiato e con temperature miti. Da martedì avremo invece dei primi segnali di indebolimento di questo robusto campo di alta pressione, quindi la nuvolosità si farà più compatta, ma almeno martedì il rischio di piogge rimarrà basso. Probabilmente un peggioramento un po' più significativo, ma ancora molto incerto, quindi da confermare nei prossimi aggiornamenti. Potrebbe sopraggiungere fra mercoledì e giovedì, quindi a metà settimana, per l'avvicinamento di una perturbazione atlantica che potrebbe anche portare le tanto attese piogge primaverili. Ma ripeto, per il momento è ancora eh, tutto da confermare. Quindi vi rimando ovviamente agli aggiornamenti che potete trovare all'indirizzo internet www.meteopuane.com. Per il meteo ci fermiamo qua, vi auguro una buona serata e un buon fine settimana. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5, ti aspettiamo!